Ricominciamo il 26 novembre, ci siamo lasciati a fine maggio. L'idea, che ha trovato un buon riscontro sia online con i video cliccati su Repubblica.it che sulla F, è quella di insistere col viaggio, col reportage, con l'idea di una televisione che esce dagli studi, che torna a proporre un giornalismo itinerante come sempre avrebbe dovuto essere e che guardi anche l'Italia qualche volta un po' dal di fuori. È multipiattaforma in che senso? Noi vogliamo fare in modo che i 45 minuti che per la prima volta si vedranno il mercoledì sera sul canale 50 della F possano essere in qualche modo scomposti e ricomposti su Repubblica.it da chi vuole approfondire una singola intervista che magari ha trovato uno spazio di soli 2-3 minuti nell'edizione integrale di Fischi al Vento, ma che lì verrà proposta in forma integrale, ingrandire un servizio. Quindi online Fischi al Vento si dilata, si spezzetta, si modifica per seguire le esigenze on demand, come si dice in gergo.